Se mai faccio un album di musica lo chiamerò così, Al centro dell'uccello. Il primo brano sarà Il mio uccello non becca più. Allora, un attimino. Wow! Fatto una cappella. Ma ciao Polletti, ciao! Hello! This is Electric Bull! Beh, spero che non vi siate scordati di me per un paio di giorni senza video, insomma. È dura, sto imparando questo programma per animare, stavo provando a fare un cartone, ma tanto non c'è cazzo che tenga. Per fare un cartone ci vuole tempo, anche se lo fai in modo sbrigativo, sintetico, ci vuole tempo. Qualunque programma tu usi, quindi, rieccoci qui su Zelda con Nintendo Switch. E come avrete visto dal titolo, oggi non stiamo andando avanti con la storia a tre cuori, bensì con la blind run. Cioè, che cosa vuol dire? Una blind run significa che è la prima volta che io affronto un pezzo del gioco che non mi sono spoilerato proprio perché questo video sia genuino e carino. In particolar modo sono al terzo, per me terzo, perché li puoi seguire come ti pare, terzo dungeon di Zelda. Ciò vuol dire che sto appena a metà del gioco, più di un mese che è uscito. Dite un po' voi. Oggi sono anche molto acceso, molto saturo come colori, perché sto provando un nuovo tipo di registrazione dalla telecamera. Comunque sia, bando alle ciance, questo è il nuovo dungeon di Zelda, stiamo su un uccello gigante tipo. Adesso lo svolgiamo, cioè facciamo questo dungeon e vediamo se dimostro ancora una volta di essere un pollo in generale o se al contrario posso provare di essere un ragazzo intelligente. Che c'è? Ah beh, lì già ho visto un qualcuno. Fammi cambiare la freccia. Pium! Suppongo che qui si possa volare grazie a questo condotto di reazione, se così lo vogliamo chiamare. Wow wow wow, mi sta portando in alto. Oh, mi ha portato fuori proprio. Io mi ricordo che come ho fatto nelle altre... Oh, qui c'è un coso. Come ho fatto negli altri dungeon, la cosa più importante da fare all'inizio è trovare la mappa in modo da poter controllare l'uccello, o comunque sia il dungeon tu lo puoi controllare in qualche modo. È impossibile attivare l'unità di controllo principale con terminali non attivi. Ah, questa è l'unità terminale di controllo, quindi è qui dove si svolgerà probabilmente la lotta contro il boss. È l'unica cosa che posso dedurre per ora. Se adesso io volo qua in alto, mi serve a vedere o fare qualcosa? Non vedo niente di che. Servirà probabilmente per il combattimento contro il boss. Qui dentro invece cosa c'è? Cosa posso muovere, vedere, studiare? Vedo una barra qui. C'è qualcosa che posso muovere quindi? Sì, questo coso qua a quanto pare posso muoverlo. Posso avvicinarlo a me ed è già qualcosa. Ah, lì c'è una bestia di Satana che va sicuramente ammazzata subito subito. Pam, uno, due, finito lì. Il mio arco si sta per rompere. Oh mio Dio, comunque sia, sto usando queste cuffie particolari, nel senso, sono le classiche cuffie che noi tutti usiamo in ear, non le cuffie over ear a cui sono abituato. E infatti mi danno fastidio perché sento la mia voce interna e non riesco quasi a parlare in modo decente. Sento tipo il riverbero dentro di me. Comunque sia, qua mi dovrebbe dare la mappa, inserimento mappa. Vediamo com'è questa mappa. Ecco la solita pipì sulla mia tavoletta. Cosa abbiamo? Allora, è un uccello, posso inclinarlo. Sistema di controllo del colosso sacro attivato. Posso inclinarlo da quel che ho letto, ma non so a quale scopo e non so ancora come. Senz'altro adesso proveremo. Sei procurato la mappa del colosso sacro? Oh sì, me la sono procurata io, pensa. Ora guardala bene. I simboli luminosi sono i terminali che controllano il colosso sacro Vamedo. Vamedo si chiama questo qua, hai capito? Per riconquistare Medo devi attivare tutti i terminali. Come al solito. Non venirmi a dire che non ne sei capace. Basta che non ti arrabbi e che stai calmo. Innanzitutto qua sotto ci si può andare. Vedo un forziere qui. Quindi andiamo subito a vedere cosa vi è al suo interno. Niente poco di meno che una freccia bomba. Non me lo aspettavo. Che idiota che sono. Lì c'è un bell'occhiolino che si può ammazzare facilmente in questo modo. Easy, molto easy, bitches. Easy peasy, lemon squeezy. Di qua pure ci sarà un qualcosa da prendere o da fare. Oh, ma questo forziere non c'era prima. Vabbè, lo prendiamo. Niente poco di meno che un'asse ancestrale. Allora, siamo sotto l'uccello, ok? E non in quel senso, non fate i zozzi. A voi vi piace l'uccello? Oh mio Dio. Lasciatemi perdere, ok? Quando faccio battute tristi. Allora, se io salgo su questo ascensore, so come fare. Mamma mia, che idea, signori. Ah, datemi un'arma un po' più pesante, grazie. Vi faccio vedere il mio ingegno fin dove arriva. L'ingegno del Peo. L'ingegno, ecco. Dai, un po' più là. Adesso ci devo salire però. Vediamo un po'. Wow, avete visto che roba. E adesso come ci torno indietro?
Lo son culato. Anche perché... Allora, un attimino. Wow! Fatto una cappella. Ci può stare. Come faccio a far tornare indietro quel coso adesso? Ci sarà pure un modo. Da qui non mi sembra che io possa fare niente. Se provo a volare, nel senso... Provo ad arrivarci planando... Forse non nel modo giusto, forse questo dubito che sia il modo giusto. Oh mio Dio, ho capito. Ho capito come muovere questo coso senza tutte queste pippe. Io devo inclinare l'uccello, cosa che ancora non ho provato a fare. Comunque sia, adesso proverò. Per ora siamo riusciti a farcela in questo modo. Sicuramente piuttosto ortodosso rispetto a quello previsto dal gioco, ma va bene. L'importante è farcela, infatti ce l'abbiamo fatta. Primo terminale acquisito, dovrebbero essere 4, come nei scorsi dungeon. Ah no, sono 5, ne mancano 4. Non ti preoccupare, zio, ci penso io. Stai calmo. Oh, che c'è qui? Sento dei rumori, eh? Tipo horror. Oh, oh, ragazzo, da dove scappi fuori te, oh? Vieni un po' qua. Zan, morto. Zan, morto. Da dove vengono questi? Ah, eccolo lassù, morto. Apriamo questo forziere sperando che ci sia qualcosa di utile e di carino. Ma tanto... Oh, 10, ben 10 frecce di ghiaccio. Adesso con questo che ci facciamo? Pling. Ok, si apre si aprono le finestre dalle quali entrano. Entra appunto il vento e smuove questi affari. Ci faccio qualcosa io con questi affari? Aspetta, questo lo posso muovere però. Lo devo mettere vicino al vento? No, probabilmente no perché non sta facendo nulla. Ma di qua accade qualcos'altro? Anzitutto lassù c'è un forziere, lo vedo. Ah, penso che questo lo possa muovere. Sempre nel modo violento di prima. Cioè lo scaglio di là. No, non di là. Non di là. Non riesco a colpirlo. Vabbè, ha funzionato ugualmente. Secondo terminale, il vostro Electric Power. Qui non si fa mica prendere in giro dai puzzle e dalle cose. Questa volta... Non mi sto dimostrando stupidotto. O in realtà ho l'impressione che questo dungeon sia più semplice, un leggermente più sempliciotto degli altri due già affrontati. Ah, ecco dove siamo. Allora, qui siamo all'entrata iniziale. Qui non abbiamo ancora capito a cosa serva questo vento. Io ancora non ho mai provato a inclinare questo uccello, ma può inclinarsi solo di 2 o 3 gradazioni. Proviamo a inclinarlo per bene così. Vediamo cosa succede. Se lo incliniamo per bene così. Wow, wow, guardate come siamo inclinati. Ah, vedi, oh. Ah, coso, ma vedi, questo qua dove è arrivato? Ma che stiamo scherzando? Posso quasi leggermente arrampicarmi sul muro? Ma non abbastanza. Questo però mi fa pensare che se io inclino tutto al massimo, quando sto nella parte più alta, potrei riuscire... A muovermi in modo intelligente, direi. Ah, questo lo sposto un pochino. Oh, non voglio andare laggiù. Ok, ci siamo. Quindi sto nella massima inclinazione opposta rispetto a quella precedente. So dovrei riuscire a arrampicarmi qui, penso. Faccela, bravo, bravo Linky. Linchetto de papo. Oh, ciao ragazzo, che fai qua? Non t'ho visto, pensa. Io volevo soltanto aprire un forziere e quello che farò. Aprire i forzieri. Nucleo ancestrale. Lui. Adesso, prima di andare di là... Voglio rinclinarlo al massimo giù, perché vorrei riuscire ad arrivare a quel forziere laggiù. Quello là, lo vedete? Sì. Penso che l'unico modo per arrivarci è appunto inclinando verso il lato opposto tutto questo uccello gigante. Oh, guardate come ruota rispetto al corpo che rimane... Cioè, l'unica cosa che ruota sono le ali. Il corpo sembrerebbe rimanere uguale alla stessa inclinazione. Non che questo frega qualcuno, penso. Ma sai com'è? Può darsi che qualcuno piaccia capire e vedere cose interessanti, intelligenti. Un arco reale mi sarà utile dato che quello di prima l'ho rotto. Adesso reincliniamo il tutto. Adesso planiamo dall'altro lato e andiamo a raggiungere il resto delle piattaforme, forzieri, eccetera. Allora, laggiù c'è un forziere. Non so se lo posso raggiungere da qua, dubito. Vediamo un po'. Wow, quello però lo posso prendere al volo, così non mi spara le bocche sataniche, quell'affare là. Da qui non posso arrivarci fino a là. Questo? Perché non muore? Esatto. Ok, riesco a vedere il terminale. Molto easy dovrebbe essere, perché io mi butto qua su. Dai, no, 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 no! Tutte pare che devo star rinclinare le madonne qui, oh. Tocca che sto a rinclinare le faccende qui, oh, ma te pare. Adesso dovrei farcela, molto easy. Eccoci qua, ce ne mancano 2 dopo questo. Electric Power avanti da paura, eh. Electric Power forte questa volta, anzi. Restano solo 2 terminali. Due terminali. Vedo che ci sei quasi.
Ci sono quasi, è vero. Che frasi scontate. Ah, quello, se lo sparo, che succede? Wow, ho aperto altro vento, altre belle finestrelle. Come faccio a raggiungere questo, invece? Wow. Non so se è stata una buona idea buttarsi di fuori, ma vedo che ci sono degli occhi da distruggere, quindi li distruggo. Wow, guarda te dove spara questo. Sto perdendo un pochino il senso dell'orientamento per via del fatto che sono appunto uscito. Però, ah, ok, ok. Sono al centro della sala, cioè proprio al centro dell'uccello, dove piace a me. Al centro dell'uccello. Se mai faccio un album di musica lo chiamerò così. Al centro dell'uccello. Il primo brano sarà Il mio uccello non becca più. Il secondo brano probabilmente sarà Il mio uccello non va d'accordo con i pesci. Il terzo brano probabilmente sarà Il mio uccello non becca mai. Quello era anche il primo, quindi questo è volume 2. Ma ce la faccio ad arrivare... Oh no! Sono caduto in un buco! Che culo. Cristo! 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 E vabbè, ciao. Ammazziamoci. Cristiano, ma dove sei? Cristiano! Oh, ma là c'è qualcosa. Ho visto qualcosa, mi sembra di aver visto qualcosa. Vediamo se posso planare fino al luogo che mi ha incuriosito. Tanto ci mancano solo due terminali. Uno è questo. Wow! Wow! Allora, questo lo devo schiacciare in qualche modo. Questo è facile da far esplodere. È un muro tipico. Cioè, proprio di quel genere, insomma, per capirci. Quello anche si può far esplodere. Guarda un po'. Pam! Ok, quindi lì c'è una palla. Ah, qui c'è un altro terminale anche. Innanzitutto utilizziamo questo signor terminale qui, così ce ne manca soltanto uno. Mi sa che questo... Sì, l'ho capito. Mi sa che questo l'ho fatto davvero in tempo record, signori. Questo Dungeons. Allora, vediamo questa palla a cosa serve. Immagino che la debba mettere qua. Via. Pam. E si apre una porta. Chiaro. Chiaro, fico, chiaro. Di qua invece non c'è nient'altro? No, allora, da quel che vedo l'ultimo terminale dovrebbe essere al di sotto di me. Quindi vado nell'altro luogo che mi ha incuriosito qua fuori quando stavo fluttuando, che sta poco più giù. Eccolo, eccolo, voilà. Beccato subito. E che mica, oh. Davvero in tempo record questo dungeon rispetto agli altri. Sono stato bravo, grazie. Visto che sono stato tanto bravo, beh, non scordate di lasciare un bel mi piace, visto che sono stato bravissimo. Oh, hai attivato i terminali, sì. Perché sto leggendo? Sta leggendo lui. Sono abituato a uno Zelda senza il doppiaggio, a quanto pare. È la mia meta. E io voglio andare verso la mia meta. Io penso che qui mi convenga raddrizzare il tutto o inclinarlo verso il lato opposto, in modo da poter arrivare dall'altro lato, da paura. E oltre ad arrivare dall'altro lato, mi servirebbe arrivare in cima al terminale principale. Ops, mi sono buttato un po' troppo presto, quindi tanto vale che m'ammazzo. Che m'ammazzo! Ah, ok, per fortuna mi ha portato all'inizio. Così io raddrizzo questo uccello, che è un'altra canzone del mio famoso album. Sarà il sesto brano questo. Raddrizzami l'uccello. Oh mio Dio. Oh, beh, perché... Perché? Ah, piuttosto sconfiggiamo questo boss in breve tempo, perché... Perché qui non c'è tempo da perdere, signore. E dai, su. Vogliamo un altro boss in stile Bloodborne, signori? Proprio come quello a cui ci ha abituato Zelda. Eccolo. Anche questo ha un qualcosa di bestiale a primo sguardo. Ira del vento di Ganon. È tipo un Super Saiyan di quarto livello, sembra, dai capelli. Io devo stare attento. Tu non capisci niente, zio. Stai zitto, stai zitto. Stai zitto, detto, ci penso io. Ma? Vendicami. Io non solo ti vendico, io questo mo magno. Mo magno. Ho una mira micidiale. Allora, innanzitutto, chiappiamo un po' di frecce elettriche, va? Che ce n'ho tante. Che fai, ragazzo? Wow! Che è un tornado! Cristo! Ma che te fai, tornadio? Che ci fai con i tornadi? Wow! Via! Iniziamo con gli attacchi al volo, così posso sparare 70 frecce a manetta e toglierti un sacco di sangue, almeno finché la mia stamina me lo permette. Mezzo sangue già, io tolto, con una combo. Quindi lui già si sta mezzo trasformando o sta entrando nella seconda fase del combattimento. Non ci è voluto un granché o una quantità di frecce industriali, dato che ho girato come un dannato. Ok. Questi fanno male? Sembrerebbe di no. No. Non riesco a capire cosa siano, cosa facciano.
Posso distruggerli? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che io possa distruggerli. Però posso continuare ad attaccare anche a lui. Wow, posso attaccare adesso. Adesso è a terra, non più. Ciao, me ne vado. Come non detto. Scusa, ma pure te non mi attacchi dove c'è il vento, che io posso fare gli attacchi alla Matrix con il timelapse. Dove sei? Non lo vedo. Wow, dov'era? Cristo, eccolo lassù. Che fai lassù? Aspetta che ti raggiungo, eh. Aspettami, sto arrivando. No, non ti teletrasportare, Cristo. Christopher, eccolo lassù. Pronto, Christopher? Sorridi, Christopher! Ha, ha, ha. Violenza, è morto. E abbiamo ammazzato Christopher, puretto. Appena battezzato Christopher. Ultimamente mi piacciono tutti i nomi che iniziano con Cristo. Perché è la mia esclamazione preferita. Che ci posso fare? Cristo di qua, Cristo di là. Christopher, quindi Christian. Cristoforo. Wow, guarda il sangue o i budelli. Questo è... Wow. Quello è il sangue di una bestia di Satana, eh. Ed ecco qua un altro portacuore per noi. Per noi, per me, insomma. Eccolo qua, prendiamocelo. Bene, 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 bene. Un prezioso gesto conferito solo a coloro i quali hanno superato, vabbè. Come al solito, bolletti, grazie di essere stati con me. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, beh, non scordatevi di mostrare un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Presto arriverà anche l'ultimo dungeon, dato che l'ho raggiunto, ma sto aspettando di farlo, insomma, per registrarlo. Esprimetevi voi nei commenti su cosa volete, cosa vi piace di più. E ricordatevi che questo era Electric.